cosa ti ho fatto? Tu e il tuo riso! Beh, ai matrimoni si tira il riso, gli sposi, è la tradizione, no? Sì, ma prima di tirarlo il riso è buona tradizione tirarlo fuori dalle scatole il riso! Hai ragione! Cosa stai dicendo? Sabrina è una moglie perfetta! Una, cara, una, l'hai detto una! Io con una donna sola proprio non ci riesco! È un amico di mia moglie? Non proprio! A me veramente ha detto caro un amico tuo. Che Emanuela non fosse sposata, credevo che Torresi fosse il cognome da nubile. Non mi ha mai detto di avere un marito. Se per questo a me non aveva mai detto di avere un amante. Come vado? A spargere le cene? Ma no, ma lasci stare, ma lasci perdere, ma quale cene? Ma lasci perdere! Questa è casa mia, non è mica il parco della rimembranza! Sono le sue ultime volontà! Le penultime, le ultime sono le mie, va bene? Vediamo! Lasci stare, ma lasci perdere, lasci stare! Ah, perdonami amore mio! 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 Perdonami! Emanuela! Ma tu non eri morta? Sì, ma ora sto molto meglio! Mi fa tanto piacere! È perdonami! La toccavi più tua moglie? Guarda, non so proprio come abbia fatto a rimanere incinta. Io una mezza idea ce l'avrò. Oddio, Pier Maria, hai litigato con Armani? Sono cascato con l'elicottero. Oh, signor Molossi, me la prego, ragioni. Ma chi è che ha cominciato? Dai, Miss, vieni qua. Vieni. Oh, bravo, ufficiale, la prego, si calmi. Vieni, vieni, su. Su, la donna è come l'elicottero, se cadi devi risalirci subito, dai, vieni qua! Oh, vieni qua! Vieni qua! Giacomo, di là ci sono 60 invitati! Qua ci sono io che ho le doglie e tu, in pieno matrimonio, ti fai la doccia! Ma sei completamente cretino! C'è un proverbio a Kawada Kawagabanga che dice: e se il cordone è ancora in mano, il bambino non va lontano!